Ben ritrovati ragazzi, allora iniziamo subito il lavoro della Jeep Willy scala 1 a 6 della Dragon. Io ho già preparato i pezzi che andremo a montare nel primo step che le istruzioni ci indicano. Ve le farò vedere, insomma, tra un pochetto ve le farò vedere. Vi nascondo che sono molto ma molto ansioso perché il modello è imponente e quindi scusate, e quindi non vedo l'ora di mettere mano aerografo a pennello e vedere realizzato questa opera. Bando alle chiacchiere, vi faccio vedere subito quello che farò. All'inizio ti faccio vedere prima le istruzioni e poi tutti i pezzi. Ecco, vi rigiro un attimino. Ecco qua. Allora, questi sono, se non vado errato, è il primo step, quindi le ruote, trasmissione, ammortizzatori e il telaio. Questi sono i pezzi, la marmitta, la cassa del differenziale, il telaio centrale che tiene il telaio, insomma, questo è il lavoro che andremo a fare nel primo step per la costruzione della Willy scala 1 a 6 della Dragon. Non cambiate video e seguitemi. Allora ragazzi, facciamo il punto della situazione. Abbiamo fatto il primo step, abbiamo costruito il differenziale centrale e la marmitta. Adesso vi faccio vedere come viene. Abbiamo dato una prima pulita dei pezzi, abbiamo incollato i primi pezzi e per il momento proseguiamo il montaggio della Jeep Willy costruendo le balestre e le ruote. Adesso vi faccio vedere quello che abbiamo montato nel primo step per la costruzione della Jeep Willy scala 1 a 6 della Dragon. Come potete vedere, si monta molto facilmente, i pezzi sono molto grossolati, ma vanno puliti, quindi c'è molto lavoro di pulizia. Proseguiamo il montaggio della Willy costruendo e montando le ruote. Non cambiate video, mi raccomando. Allora, continuiamo a montare la nostra Jeep Willy scala 1 a 6 della Dragon. Già
mi sono portato avanti con i lavori, ho staccato i pezzi che ci servono per il secondo step, per la costruzione della trasmissione, quindi dei differenziali, delle balestre e delle ruote. Devono essere puliti e assemblati, in modo tale che una volta che sono assemblati li montiamo nel telaio e diciamo che una gran parte del modello è costruito. Vi faccio vedere i pezzi. Io l'ho suddivisi, eccoli qua, l'ho suddivisi in maniera tale che ce l'ho belli chiari i limiti dove vanno. E niente, io direi di continuare il montaggio. Guai a voi se cambiate video. Mi raccomando. Allora ragazzi, facciamo di nuovo il punto della situazione. Abbiamo montato le balestre, i differenziali, i tre differenziali, abbiamo pulito il telaio e adesso andiamo a montare il tutto su di esso. Una volta montato il tutto sul telaio, andiamo a montare le ruote comprese di gomme. Quindi andiamo a montare ammortizzatori, cerchie, via via dicendo, eccetera, eccetera. Per avere un prodotto finale dove abbiamo un telaio che sta sopra alle quattro ruote. Quindi non vi resta che guardare il video e mi raccomando, non cambiate video.
Bentornati ragazzi, e finalmente ecco quello che è uscito fuori dal primo step per la costruzione della Willy scala 1 a 6 della Dragon. Il modello sta finalmente sulle quattro ruote e che dire, ci sono molti difettucci, ad esempio il lassare posteriore, quello che dà la scatola, era sovradimensionato sia nelle dimensioni che nella lunghezza. Era veramente enorme. Secondo, pezzi grossolani, molto molto grossolani e molto sporchi, quindi bisogna avere l'accortezza di pulirli e di correggere i vari errori di stampa. Un altro difettuccio sono le istruzioni che non sono il massimo della chiarezza. Quindi bisogna stare attenti prima di montare, bisogna provare più di una volta il pezzo a secco. Ma questo, insomma, per chi fa modellismo deve essere un'abitudine. Un'altra cosa, come vedete, la mammita è staccata perché su questo kit, su quello che vedete, ci sono delle parti che non sono fissate con la colla, ma sono mobili. Ad esempio le quattro ruote e i quattro ammortizzatori. Perché? Andranno colorate, non andranno colorate insieme al telaio, ma a parte. Ad esempio, ammortizzatori sono neri e non sono rivedrabili. La marmitta andrà prima colorata in un colore, poi fatte varie tecniche, quella del chip, dell'HS, adesso vedremo che tecniche useremo, e poi va colorata di verde o rivedrabile, quindi va colorata a parte. Detto questo, le mie conclusioni, è una figata pazzesca, ragazzi, perché già le dimensioni fanno sì che è bello, cioè vale la pena spendere due soldini in più, ma ti dà soddisfazione in pratica. Quindi lo consiglio. Detto questo, il prossimo video sarà lo step, il prossimo sarà lo step, la costruzione della parte superiore dello chassis, quindi i sedili, la carrozzeria, il cofano e radiatore, via dicendo, insomma, ecco, ci saranno vari pezzettini che sono molto facili da montare per via delle dimensioni, quindi si farà anche subito. E che dire, io vi ringrazio per la visione di questo video, che dire, io vi ringrazio per aver visto questo video e vi invito a iscriversi nel mio canale attivando la campanella per chi non l'avesse fatto. Per chi l'ha fatto invece, se è piaciuto il video, mettete like e commentate. Detto questo, vi aspetto al prossimo video. Ciao!